Abbiamo noi da alcuni anni, Savignano da alcuni anni che parla dei diritti dei giovani e collabora con l'UNICEF. Devo dire la verità che qualche anno fa il clima era decisamente migliore, era decisamente più sereno. Sostanzialmente si parlava degli stessi diritti che abbiamo visto esposti sopra e che anche il vostro collega ha ben denunciato e voi avete bene rappresentato. Purtroppo ci stiamo accorgendo che nonostante che la nostra civiltà evolva, parlo di civiltà nel senso complessivo, la nostra umanità evolva, ci accorgiamo che questo non va sempre nella giusta direzione. Cioè solo qualche tempo fa noi avevamo la convinzione di vivere una situazione di una certa tranquillità, non eravamo al corrente di grandi violenze, di grandi guerre che sicuramente c'erano ma sfuggivano ai nostri occhi, e quindi guardavamo il mondo con una certa fiducia, con una certa serenità, pensavamo che tutto sommato non fosse così difficile un percorso di integrazione, dello stare tutti insieme, del vivere in pace. Negli ultimi anni, devo dire, almeno nei miei occhi, la questione è cambiata radicalmente. Quelle braci, mi piace chiamarla così come metafora, quelle braci che covavano sotto la cenere dei nostri occhi, che noi non vedevamo, ci stiamo accorgendo che in realtà stanno bruciando. E ci siamo accorti vedendo immagini televisive che noi non abbiamo mai visto fino ad ora, che sono quelle di popolazioni che decidono di attraversare il mare sotto un canotto oppure di attraversare a piedi interi continenti, cioè cosa impensabile al mio modo di vedere. E quindi ci siamo accorti che il mondo non avremmo auspicato che andasse sempre meglio. Purtroppo così non è, stiamo andando peggio. E purtroppo questa è la responsabilità di noi adulti che a voi giovani trasmettiamo e passiamo le mani un mondo peggiore di quello che noi abbiamo ricevuto. Molte volte noi si parla tra adulti di sostenibilità. La sostenibilità è quando una generazione consegna alla generazione che segue, noi consegniamo a voi, qualcosa che non è consumato, qualcosa che voi potete godere nella stessa misura in cui abbiamo goduto noi. La nostra generazione nei vostri confronti si deve vergognare per il fatto che viviamo un ambiente più inquinato di quello che noi abbiamo ricevuto. Adesso l'attualità di questi giorni ha messo un po' in ombra alcune problematiche, ma noi sappiamo che il cambiamento del clima è un fatto rilevantissimo. Cioè noi avremo dei paesi che spariranno sotto l'effetto dell'innalzamento dei mari, l'effetto serra, la CO2 in atmosfera, l'inquinamento da rifiuti, sono temi che stanno peggiorando. Noi ed anni, la nostra comunità sta parlando di questi temi, ne hanno conoscenze scientifiche, ma ciononostante stiamo peggiorando, quindi c'è qualcosa che non va, cioè stiamo formandoci, questi giovani crescono, ma perché il mondo va peggio? Quindi questa è una domanda che dobbiamo consegnare a noi, al nostro Consiglio Comunale degli Adulti, ma sicuramente più ai nostri politici nazionali e internazionali, del perché stiamo andando peggio. E quindi dobbiamo, ahimè, prendere atto che stiamo consegnando un mondo peggiore, e purtroppo questo credo che non ci sarà soluzione, perché i tempi con cui cambiano il clima, con cui si realizzano le paci eccetera, sono ben superiori a quelli di 6 mesi, quindi purtroppo sarà così. Preparatevi a vivere in un mondo peggiore di quello che abbiamo avuto noi. Questa è una amara constatazione, possiamo dircela come vogliamo, ma questo è un dato oggettivo e di questo ci dobbiamo sicuramente vergognare. Allora, come se ne può uscire? Cioè, ora non possiamo fare in modo diverso che viverci, cercare di fare la nostra parte. Allora, sicuramente ognuno di noi non ha la capacità di cambiare le sorti del clima, di una guerra. Però sicuramente ognuno di noi può essere un elemento positivo in questo puzzle che è il mondo, è quello di ognuno di noi cercare di fare la propria parte. Allora cosa è che possiamo fare concretamente?
e noi non dobbiamo perdere, diciamo, i buoni principi, le buone idee, la nostra buona azione, perché ognuno di noi può avere un comportamento, se avesse un comportamento negativo, questo comportamento negativo sarebbe contagioso verso altri e quindi questo fatto determinerebbe un peggioramento delle condizioni. Peggioramento, come abbiamo detto, non ci possiamo permettere. Non dobbiamo perdere quella strada buona che è quella del rivendicare il diritto dei giovani, degli adulti ad un mondo migliore. E allora non dobbiamo invertire la rotta. Se, come abbiamo detto all'inizio, qui a Savignano è da anni che parliamo di diritto all'istruzione, viviamo bene, ci integriamo, cerchiamo, non abbiamo, tra di noi andiamo in accordo, tra di noi a Savignano, ma anche parlo Savignano come esempio, ma posso parlare di tutti i nostri comuni vicini, non c'è l'esigenza di litigare l'uno con l'altro in virtù di una diversa religione, di un diverso colore della pelle. Sono tutte cose un po' complicate da affrontare, però sono cose che è inevitabile affrontare, quindi noi dobbiamo esprimere uno sforzo importante, dobbiamo dire che comunque su questo pianeta, che ci piacciono, dobbiamo essere tutti fratelli, perché qui ci siamo stati posti e qui dobbiamo andare in accordo. Quindi ognuno di noi deve fare la propria azione per respingere quelle che sono le chiusure, gli atti di violenza, violenza anche verbale, perché questo è quello che possiamo fare. Non cambieremo sicuramente il mondo, ma sicuramente avremo almeno la coscienza posta di aver fatto la nostra parte. E come dico, di questo ce n'è bisogno. Sull'onda di ciò che è accaduto a Parigi nei giorni scorsi, dove è stato il fatto più eclatante, ma come abbiamo visto è da anni che vi sono fenomeni di terrorismo che coinvolgono persone assolutamente, assolutamente ignare, assolutamente così incolpevole di qualcosa. La tengo ancora un po' lunga, dobbiamo passare un po' di tempo, ma approfitto per dirvi questo. Ne parlavo ieri sera che è stata una manifestazione qui al teatro, e dove ho portato un paragone che secondo me è abbastanza calzante. Abbiamo celebrato pochi giorni fa i 100 anni dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale che è iniziata per l'Italia nel 1915, 100 anni fa. 100 anni fa è partita una guerra importantissima, cosiddetta la Grande Guerra, perché in realtà è stata una grande carneficina, quindi è stata la prima guerra che ha coinvolto non più solo eserciti ma anche popolazioni. Da dove parte questa guerra? È partita da un episodio di un atto terroristico a Sarajevo, nella Serbia, diciamo nella Jugoslavia, di un attentato che è stato ucciso colui che doveva sedere dal trono. Due colpi di pistola hanno determinato, quindi un atto terroristico, due colpi di pistola, due persone uccise hanno determinato una guerra che è durata 3 anni e che ha prodotto 35 milioni di morti. Allora vi dico questo, anche quello è stato un pretesto, un episodio, due colpi di sparo, un atto violento da non compiere, ma ha portato all'escalation, ad una recrudescenza di un fenomeno dove i morti dopo si sono contati a milioni. Allora la nostra cultura come uomini, come donne, qual è? Dobbiamo prendere insegnamento dalla storia. Quando avviene un fatto cruento, il fatto di ribellarsi è la prima reazione che viene, cioè se uno ti dà una spinta, un pugno, la prima reazione logica che pare è quella di rispondere a quel fatto. Ma dove porta quella reazione? Siamo sicuri poi di non pentirsi di quel fatto. E quindi la fatica della comunità intelligente, della comunità matura, è quella di riflettere sulle cose che si fanno. Quindi è chiaro che ad un atto, ad una persona che entra in un ristorante, in un teatro e spara alle persone, la prima reazione di dire facciamogli la guerra. Però io credo che in questi casi sono quelle decisioni che vanno ponderate molto, molto, molto bene, perché sono percorsi irreversibili, perché colui che a sua volta è colpito, a sua volta colpirà. E quindi questa credo che non sia la strada buona. Tempo fa sentivo casualmente per televisione un'intervista di una persona che ritengo saggia e che diceva che il fuoco si spegne con l'acqua, non col fuoco, perché effettivamente se noi riceviamo un atto di violenza, se noi rispondiamo quella violenza non facciamo altro che allargare le trincee e gli steccati. Quindi io personalmente non ho soluzioni, non ho certezze e non so bene che cosa è meglio fare, quindi rimango con i miei dubbi, però il mio dubbio, credo che sia meglio a volte rimanere col dubbio più che
apprendere, avere certezze su decisioni che possono essere catastrofiche per tutti noi. Noi non dobbiamo essere leva, dobbiamo cercare di andare in accordo tra di noi, perché, come abbiamo detto, noi umani possiamo battagliare finché vogliamo, possiamo diventare anche una comunità belligerante, ma sopra di noi c'è comunque la terra, che a un certo punto, che se la danneggiamo al punto che non ci riesce più di starci a vivere dentro, a quel punto saremo morti. Quindi noi che siamo su questa terra dobbiamo avere l'idea che il mondo è qualcosa di più grande del nostro agire, quindi cerchiamo di vivere come si vive. Questo è quanto io credevo di dovervi dire. Mi fa piacere dirlo a voi giovani, perché vi complimento con voi, perché siete stati bravi nel fare la vostra parte, siete stati disinvolti, perché a me tutt'oggi ho imbarazzo quando si va sul palco, quando si parla alle persone, e vedere voi così giovani con questa destrezza francamente mi ha anche un po' stupito, perché io alla vostra età, ma ancora oggi, quando affronto una platea così, da ingrepparmi. Vi ho visto sciolti andare via bene, quindi complimenti a voi. E quindi io la mia parte l'avrei finita. Ora ci organizziamo con le vostre coordinatrici per andare presso la piazza, cercheremo di capire la pioggia che può fare o meno, perché abbiamo fatto un simbolico molto, da noi molto, molto importante, piccolo, ma crediamo in qualche significato, è quello che faremo un lancio di pallone, perché questo pur ribadendo che non dobbiamo rispondere violenza su violenza, però sicuramente dobbiamo esprimere solidarietà ad un popolo che sono i nostri vicini, un popolo noi vicino, molto simile, e quindi è molto bello che noi possiamo esprimere questo gesto di solidarietà come hanno fatto in tanti da tante parti. Credo di non, che la cosa si possa considerare finita qui. Io vi ringrazio tantissimo e complimenti. Una cosa importante, forse dei propri progetti che avete presentato prima, i colleghi consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi hanno detto cose giuste, che hanno ribadito l'interesse del Consiglio Comunale degli Adulti di ascoltare le vostre proposte e di realizzarle. Anche negli anni passati sono state proposte di qualità, ma non così, credo di che queste, forse sulla base delle vostre esperienze, sulla base del lavoro dei vostri coordinatori, quest'anno mi sento di dire, ho quasi di saggio, perché sempre mi voglia così prendere un po' in giro, sono le migliori perché avete espresso dei bisogni vostri, ma dovete anche dato delle disponibilità a fare, quindi questo è molto importante. A volte noi ci troviamo con qualcuno che chiede qualcosa, lo deve fare qualcun altro, mentre invece nel momento in cui si propone un progetto, un'iniziativa, si dice io voglio coinvolgere, questo è di grande valore. L'ho tenuta troppo lunga. Grazie tante.